Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Dunque da Brescia il Pescara torna con un risultato positivo, due pareggi esterni ed una vittoria in casa. Il ruolino di marcia di questo nuovo campionato di Serie B, Pescara atteso ora da due gare casalinghe, sabato alle ore 15 contro il Foggia, martedì alle ore 21, martedì della prossima settimana, alle ore 21 contro il Crotone. Una squadra che convince, che piace ai tifosi. Ovviamente tutte le formazioni della cadetteria hanno messo in evidenza luci ed ombre. Analizzeremo dunque la situazione del Pescara con il direttore tecnico della società bianco-azzurra, Giorgio Repetto. Buonasera Repetto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato e buonasera a tutti. Qui alla mia sinistra abbiamo tre colleghi, Francesco Di Francesco, buonasera, salve. Francesco. Al centro ritroviamo con piacere Paolo Toro, buonasera Paolo, buonasera, ben rivisto. E così un ben ritrovato anche ad Antonio De Leonardis, buonasera, buonasera Totò. Buonasera. In regia vado subito a salutare Andrea Costantini per i posticipi di questa sera e anche per l'anticipo di oggi del Teramo nel campionato di Lega Pro. Buonasera Andrea. Buonasera Rico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Intanto il calcio che si sta giocando in questo momento, posticipo della quarta giornata di Serie A, 0-0 a Ferrara allo stadio Mazza tra Spal e Atalanta, sta avendo inizio proprio in questo momento invece il posticipo della terza giornata di Serie B tra Livorno e Crotone. La gara è iniziata da pochissimi secondi, chiaramente 0-0. Invece in Serie C, girone B, debutto amaro per il Teramo che è stato sconfitto allo stadio Druso di Bolzano dal Sud Tirol. La rete segnata da un abruzzese qual è il centravanti del Sud Tirol, Rocco Costantino, nel corso della ripresa dopo uno svarione difensivo. Amaro in bocca perché il Teramo avrebbe meritato almeno di uscire con un pareggio dall'impianto bolzanino. A te Enrico. Grazie Andrea, saluto ovviamente anche Maurizio Daguì in regia che questa sera ci propone un titolo appropriato per il direttore del Pescara Giorgio Repetto ed il suo allenatore ovviamente Pillon. D'altronde Pillon è stato chiamato qui a Pescara proprio da Giorgio Repetto. Finora sembra una buona scelta, insomma, la sua. Io ho fatto una scelta, diciamo, veloce anche se meditata. Era un momento molto particolare e stavamo scivolando verso la Serie C, verso una situazione difficile, insomma, verso quantomeno i play-out. Era stato deciso che Epifani sarebbe stato esonerato, quindi mi sembrava che ci fosse bisogno di una persona che conoscesse bene il campionato e che avesse delle qualità anche tecniche e tattiche di livello. È sorpreso dal feeling che si è creato subito tra l'allenatore e la città? Anzi, oggi Pillon è ben visto giustamente da tutti, è un tecnico che è entrato subito, insomma, nelle simpatie dei tifosi, però oltre a essere che simpatico ha dimostrato anche il suo valore, no? Appunto, io credo che la simpatia e l'apprezzare la persona sia importantissimo per chi è gratificato di queste cose, però è stato preso per fare l'allenatore. L'allenatore credo che lo stia facendo bene, abbia dimostrato di saperlo fare. È un grande lavoratore, uno che non lascia niente al caso, sta sul pezzo tutti i giorni, vive di calcio, qui sta in albergo da quando è arrivato praticamente. Non è mai uscito? Vive poco, è uscito poche volte, vive in albergo insieme ai suoi collaboratori. E ci tengo a nominarli perché secondo me sono persone, certo, di ottimo livello: il preparatore atletico che è il professor Tafuro, il figlio di Pillon, Jacopo. Poi c'è stata una bella sorpresa come secondo da parte di Pesoli perché si è calato nella parte molto bene. Gabriele Aldegani prepara i portieri. Pesoli l'aveva avuto come giocatore a Carpi? Sì, lui l'aveva avuto a Carpi, noi l'avevamo avuto anche qua, quindi sì. È stata una scelta sua, devo dire che si è calato molto bene la parte. Poi abbiamo la Brecciosa per altre, come si chiama adesso, match analysis. Sì, io sono un po' fuori da questi termini, però vedo che lo fa molto bene, poi tutto il resto logicamente che c'era già prima. Perché però Totò in questo
album di fotografie storiche manca Giorgio Repetto, c'è Mosti, c'è Andreuzza. Non sono ancora morto, forse. questo è un libro che sfogliamo in questa scenografia curata da Mucciante, dobbiamo però rinfrescarla anche con Giorgio, no? Perché Giorgio lì era a Vicenza e fece proprio gol. No, quella è, credo che sia a Pescara questa partita. Io ho visto Paolo Rossi, pensavo la gara casalinga, tra l'altro vinta a Pescara 2-1 pure quello, insomma. Dai, ti ricordi pure il risultato della partita? 2-1 quello, 1-0 l'andata, era facile, segnato lui, quindi il problema. Tra poco parleremo della partita di Brescia, però ripeto, torna in TV dopo diverso tempo, in questo secondo mandato con la società biancazzurra da dirigente, perché ormai c'è questo feeling decennale, non ti vuoi proprio staccare dalla Pescara Calcio, giocatore, poi hai fatto il direttore, poi sei andato via, poi sei tornato, insomma. Beh, Calcio e Pescara? Ma io sono arrivato a Pescara nel 75, quindi oramai sono 43 anni che sto qui. Qualche volta da giocatore sono andato via, poi sono tornato, poi sono riandato via. E con questi 3 anni che spero di portare a termine, cioè senza colpi di scena, e arrivo quasi a 15 anni di lavoro è una parola difficile, insomma, milizia. Da dire per milizia. Milizia, perché insomma di lavoro farebbe un po' ridere, se quelli che lavorano veramente si incazzano se mi sentono dire una cosa del genere. Quindi come Sarri anche dice così. Sarri, sì, beh, io l'ho conosciuto, non mi ricordavo, però io dico che noi siamo dei privilegiati, siamo stati fortunati, quindi ho fatto credo 3 campionati di B da giocatore, e 2 li abbiamo vinti, poi ne ho fatti 3 da dirigente, uno l'abbiamo perso agli spareggi, uno l'abbiamo vinto. E ora spero che nei prossimi 3 anni ci possa essere qualcosa di buono. Da giocatore è l'unico giocatore del Pescara che ha vinto 3 campionati, insomma, nella storia del Pescara. Ah, sono vinto quello di C. 3 campionati. Sì, perché ha vinto 3. Uno di C e 2 di B. Cioè, come allenatore Tom Rosati pure ne ha 23 e lui ne ha 23 come giocatore, è l'unico, voglio dire. Per ma dire no, credo di no, perché credo sì. Che... Ah, no, c'era... Beh, 3 campionati, un giocatore che ha vinto 3 campionati. L'anno della C, Giorgio, c'eri solo tu. No, però loro l'avevano vinto nel 75, no? No. Nel 74. Hanno vinto Vincenzo no. E Bruno non hanno vinto. Vincenzo, no, non c'erano. Vincenzo, Vincenzo sì, però poi è andato via. Non mi ricordo, sì. Insomma, comunque. Antonio, è sicuro? Oppure qualche dubbio? No, credo che Zucchini ci sia. C'era Zucchini, c'era anche Zucchini. C'era anche Zucchini. Scusa, Vincenzo. E poi ha vinto con Zeman, Vincenzo, quindi... Gli mandiamo intanto un grosso abbraccio. Allora, torniamo al presente, poi parleremo di Repetto, dei programmi, di tante cose. Partiamo da Paolo Toro. Allora, Paolo, un buon inizio, no? Per il Pescara. Cosa ti piace di più di questa squadra? Rivediamo qualche immagine di Brescia, intanto valuti in maniera positiva il pareggio o no? Sì, sicuramente sì, un buon inizio, anche se chiaramente è presto per avere... diciamo un'idea robusta su quello che possa fare la squadra, però sicuramente è un buon inizio, la squadra ha confermato di essere completa, penso che benefici di un clima al proprio interno cordiale. Ma come si è ricreato questo clima di tranquillità? Secondo me perché probabilmente l'anno scorso, proprio in particolare l'anno scorso, c'era un allenatore che aveva una determinata personalità, ma anche determinate idee tecniche che quindi contro le quali probabilmente i giocatori facevano fatica, voglio dire, un po' a condividerle, ma anche magari a controbatterle, quindi si è sempre vissuto, cioè vuol dire la squadra era condizionata anche dal rapporto tra presidente e allenatore. Sicuramente quello è stato un rapporto che secondo me ha condizionato l'altro anno anche il rendimento della squadra. Invece Pillon è arrivato a Pescara oltre che come bravo professionista anche come persona umanamente molto, voglio dire, molto valida, si è calato nella parte di tecnico nei termini giusti, è un giusto, mi dà l'idea che sia un giusto pater familias per un gruppo che comunque al proprio interno voglio dire ha elementi che tirano tutti dalla stessa parte, almeno questo sembra, e quindi e lui è, secondo me è il ecco, voi ripeto, in società avvertite appropriata. Questo clima diverso rispetto allo scorso anno? Beh, io non c'ero,
l'anno scorso. Anche nel finale della stagione finale, c'era un clima faccio, anche se il pubblico vi ha aiutato nelle ultime partite. Sì, io credo che. No, noi il pubblico l'abbiamo avuto a favore sempre, poi sai che sono le squadre che devono trascinare la gente, certo. Non deve essere il contrario. No, io non c'ero il periodo a cui si riferiva Toro, con Zema non c'ero. E... No, ma parlo di clima dell'ambiente. Ma l'ambiente sì, ma sai, l'ambiente è anche. Io credo che l'esterno rispecchi un po' quello che è l'interno delle società e delle squadre di calcio. C'è un bellissimo clima all'interno della squadra e forse vengono a vedere gli allenamenti un po' di persone, poi sai, parola a parola, voce a voce, si dice così. Io vedo che c'è un ambiente tranquillo, un ambiente. Se viene a vedere gli allenamenti è stimolante perché si applicano tutti quanti al 100%. Poi c'è un fatto che credo abbia fatto presa sulla gente. Sono tre partite in cui cambi tre giocatori. I tre giocatori che entrano in campo hanno fatto benissimo tutte e tre le partite. Non c'è stato un giocatore subentrato dalla panchina che abbia sbagliato qualche cosa, la partita. Sono entrati tutte e tre in tutte le partite sempre benissimo. Vero. Questo vuol dire che c'è una grande compattezza, c'è un grande feeling anche tra i giocatori. È chiaro che i risultati portano a essere molto tranquilli e quindi bisogna vedere adesso quando succederà, avremo dei risultati negativi, se questo spirito di squadra rimane. Ma io ho l'impressione che rimanga, perché li vedo sempre uguali tutti i giorni, quindi dall'inizio sono 2 mesi che fanno allenamento e ci sono poi i momenti in cui l'allenatore fa le scelte, deve dare le maglie. Beh, certo, dai, in capo si va in 11. È chiaro che chi non gioca può avere sicurezza, anzi speriamo che abbia la voglia di giocare, che abbia la rivalsa, non verso i compagni, ma a convincere l'allenatore per giocare. Quindi credo che sia questo. Poi Pillon, sai, non è un allenatore che sta fermo in panchina, quindi vive la partita, quindi questo entusiasmo che mette quando si riesce a fare gol, credo che abbia fatto presa sulla gente. Totò, invece la partita di Brescia come l'analizzi? Secondo me è molto positivo, insomma, è stato, io direi, proprio il seguito delle altre due partite, insomma, anche le altre hanno avuto dei momenti positivi con il risultato che ha premiato giustamente la squadra, e credo che anche l'ultima, insomma, Pescara che ha giocato, ha dovuto rimontare, ha dato ancora una volta l'impressione di compattezza, cioè di questo, anche di voglia di giocare, eccetera, anche. Credo che molto stia contribuendo proprio il lavoro di Pillon. Pillon, io vorrei ricordare che quando è arrivato credo che fosse il momento peggiore del Pescara in quel momento, quindi non era facile, insomma, uscire fuori e riuscire a trovare la squadra, a tirarla su ed entrare proprio in sintonia sia con la squadra che con l'ambiente. Il lavoro che sta facendo io lo apprezzo molto, l'ho già detto altre volte, tra l'altro ha dimostrato ancora una volta, anche l'ultima partita, di non essere integralista, anzi di avere questa capacità anche di leggere le partite e di cambiarle in base al momento, avendo una risposta eccezionale dalla squadra, voglio dire, insomma, io credo che, tra l'altro, che non siano degli esperimenti che lui tira fuori al momento di difficoltà, però ci sta lavorando e quindi nel momento in cui fa una scelta credo che sia una scelta ponderata. E infatti a mio avviso sta dando ragione, insomma, l'ultima appunto ha ribaltato la squadra nel secondo tempo, ha tirato fuori questo Canutè davanti alla difesa che, insomma, non ancora vediamo a tempo pieno, però stiamo capendo che il giocatore che può essere molto utile, ha cambiato l'attacco con Mancuso e Monachello soprattutto, che non ha mai giocato, e sono entrati tutti e due in partita, quindi non è tanto una questione di scelta di numeri, voglio dire, credo che sia proprio l'atteggiamento della squadra che risponde in pieno a quello che sono gli input dell'allenatore, per allora, questo mi convince, insomma. Poi analizzeremo i vari, certo, reparti con Repetto. Invece vorremmo rivedere i due episodi salienti di questa partita: il vantaggio del Brescia col gol di Morosini, che è entrato
nel secondo tempo e al momento della sostituzione, poi con Donnarumma c'è stata anche la contestazione al tecnico del Brescia Suazo. Allora, ripeto, qui è stato bravo Morosini intanto a tagliare in mezzo. Ma guarda, sicuramente in ogni gol c'è qualche errore della squadra che la subisce. Però io credo che lui abbia fatto, Morosini abbia fatto una cosa, vedi, qua taglia prima e su questo tocco riesce. Non era facile per Gravione lì. No, per me era difficilissimo, poi potevamo essere magari più chiusi nella diagonale, potevamo farla meglio, però io credo che il 90% sia merito di Morosini, che ha fatto uno stop a seguire eccezionale, vedi, la tocca credo con l'interno coscia, vedi, col tallone va dentro, fa un altro tocco e poi anticipa anche il tiro. È stato bravissimo, credo che il merito sia suo. Sul gol di Monachello, lui ha dimostrato di essere furbo, anche astuto. Ma guarda, secondo me ha fatto una cosa, guarda, lui stoppa la palla. Sì. Allora, se tu la vedi bene, io credo che lui abbia fatto lo stop, guarda, e riesce a riprendere... Rivediamola ancora, Maurizio. A riprendere la coordinazione. Per me ha fatto un gran gol. Guarda, lui va a... Vedi, all'uomo davanti Romagnoli stoppa, riesce a deviarlo, riprendere coordinazione. Ha fatto un gol bellissimo, a mio parere. Quindi se l'è proprio cercato. Se l'è cercato perché gli altri non sapevano più dove era la palla. Lui ha ripreso la coordinazione, certo, e l'ha messa nell'angolino dall'altra parte. E non era facilissimo. Ha fatto un gran gol. Che tipo di attaccante è Monachello? Che Coco lo conosciamo come caratteristica. Giocatore, guarda. Sì. Potrebbe tentare anche l'appoggio in porta, li vedi, invece lui stoppa all'indietro, si ricordi. È bellissimo. Ha fatto un gran gol. Ma io non l'avevo visto. È un giocatore che ha molta forza, ha un gran tiro di sinistro, è portato anche a provare a saltare l'uomo, probabilmente deve migliorare nel venire incontro nelle giocate di iniziazione, diciamo. Poi negli ultimi 30 metri è sicuramente un giocatore forte. Poi è bravo, ma voglio dire, ha fatto ottime partite Cocco e ha giocato molto bene Mancuso. Cocco, come diceva prima, è sintomatico l'abbraccio anche tra Monachello e Cocco al momento del gol. Sì, ma sono due vanno a professionisti insieme, che si giocano in posto. Insieme, però. Voglio dire, poi uno ha 31 anni, l'altro è un po' più giovane, quindi è sempre successo che ci sia la possibilità. L'ho visto anche con Mancuso Cocco, stavo andare a mangiare. Sì, in centro, ma è una cosa. Francesco, del tuo amico Cocco, che ci dici? È stato bersagliato da troppe critiche, ha pagato l'errore dal dischetto. È stata una giornata poco fortunata, era stata fortunatissima e anche bravo lui con il Livorno, e questa volta è andata male, perché là se segna il rigore forse cambia la partita e ora staremo parlando di tutt'altro. Lo rivediamo però, questo rigore, Maurizio? Però ci può stare, i rigori li sbagliano, ne hanno sbagliati i giocatori che hanno fatto la storia del calcio a livello mondiale. Poi magari sarà calato anche un pochettino moralmente. Credo che sia stato bravo Pillon a tenerlo in campo il più a lungo possibile. Poi giustamente nel momento in cui devi giocare le ultime possibilità ha messo dentro Monachello, e come stava dicendo Giorgio, Monachello secondo me ha fatto un gesto tecnico di elevata qualità, girandosi su se stesso con il piede perno e trovando la porta e difendendo bene anche il pallone quando è andato sul cross contro due avversari. Certo, lì magari un rimpallo può anche far schizzare via la palla, però lui, come diceva Giorgio, ci è andato, l'ha fermata e poi ha trovato la coordinazione e la lucidità di rendersi conto dove si trovava, e credo sia stato un bellissimo gol. Secondo, ripeto, la prestazione non esaltante di Cocco è figlia dell'errore dal dischetto, stava oppure giocando, considerando che è un giocatore di esperienza e incappato proprio in una giornata negativa? No, stava giocando una buona partita, poi il rigore lui lo voleva tirare proprio lì in mezzo, solo che non gli si è alzata la palla. Lui ha detto, ne ho tirati due di là, il portiere probabilmente ce li ha visti sicuramente, provo a metterla in mezzo e non gli si è alzata la palla, quindi il portiere
col piede lontano è riuscita ad alzare. È vero che l'attaccante viene giudicato per i gol che segna, però credo che sulla prestazione di Cocco fino al momento del gol era su livelli più che. Quindi è un falso problema che lui si demoralizza. No, l'ho visto oggi, non è demoralizzato, anche gli ha fatto, io credo che sia stato felicissimo del gol anche per quello, no? Perché poteva sentirsi colpevole, e il gol di Morachello ci ha ridato un punto, e quindi lui praticamente non ha inciso troppo nel risultato negativo, voglio dire. Quindi, ma poi insomma succede. De Gregorio diceva che non si giudica un giocatore da un calcio, di rigore sbagliato. Sì. Allora, su questo fatto che la squadra non molla mai, è una casualità oppure proprio rispecchia la personalità dell'allenatore? Beh, l'allenatore sicuramente, e direi anche la preparazione, perché noi finiamo bene, in spinta. Finiamo con tanta benzina ancora nelle gambe, quindi... Guarda, noi abbiamo fatto una partita mercoledì di allenamento, sì, dove il mister ha un po' mischiato le squadre e dove c'erano più giocatori indiziati di giocare, ti dico, le maglie gialla e bianca, e ha vinto 4-0 quell'altra, voglio dirti. Quindi la squadra delle cosiddette riserve? No, vabbè, erano mischiati, però insomma, ce n'erano di più indiziati in quella gialla. Il preparatore ha detto: non vi preoccupate, perché sabato questo stanno benissimo. E devo dire, ecco, che merito della preparazione atletica sicuramente, e no? Della convinzione di fare quello che l'allenatore prova tutti i giorni da quando è arrivato a Pescara, perché lui è un martello. Noi facciamo tantissimo lavoro tattico, continuamente tattico dell'allenatore, e poi logicamente c'è la preparazione atletica, ma tatticamente lavora tantissimo a livelli, e non è poco comunque il calcio di oggi, in pochi minuti, perché mancavano due volte sì, che sì. Pescara riprende il risultato dimostrando di avere pronti i giocatori che stanno in panchina. D'altronde, con le sostituzioni e con la rosa ampliata, il calcio di oggi lo dicono tutti, si gioca non più in 11 o in 14, ma significa dover avere almeno 17-18 giocatori tutti sulla stessa linea, sia sul piano atletico che tattico. Allora, difetti invece, perché ovviamente come tutte le squadre hanno i propri difetti, Paolo, dove trovi i difetti? Ma guarda, difetti secondo me sia la difesa che il centrocampo tutto sommato finora hanno avuto un rendimento e un comportamento positivo, e mostrano di avere segnali di affidabilità anche per il futuro. Ovviamente tutto adesso andrà verificato, perché tre partite sono poche, però comunque certo, hanno già dato un'idea. Forse dove si potrà fare di più sarà sicuramente l'attacco. Però al riguardo, io adesso abbiamo parlato di Cocco, che io dico che, per carità, con tutta la benevolenza, con tutta la stima, con tutto quello che possiamo, quanto possiamo voler bene a questo giocatore che rimane, che vuole riscattarsi, eccetera, però io credo che a questo punto sia anche forse legittimo invertire la partenza della gara facendo esordire Monachello. Io ho l'impressione che Monachello non deve giocare più. No, partire, no, assolutamente. Magari poi subentra, come succede adesso, sì, che entra Monachello nel secondo tempo, ma a seconda delle partite, perché facciamo un inciso: Pillone è stato bravissimo nel fare i cambi, ovviamente, confermo quello, tutti i cambi sono stati azzeccati in tutte e tre le partite. Per cui voglio dire, si potrebbe magari anche invertire. Io ho l'impressione che con Monachello ci sia un gioco più fluido anche dentro l'area di rigore, soprattutto, e lui di cambiare molto, la gerarchia in pratica. Di cercare di cambiare la gerarchia, ma non per un fatto, come devo dire, punitivo, proprio per provare, siccome Monachello ha dimostrato in questi scampoli di essere pronto, ovviamente, proprio per provare anche questa soluzione alternativa, e poi fare. Quindi questo è l'unico aspetto che non ti convince? No, secondo me, diciamo che per il possesso di palla che fa e anche per il gioco che fa, probabilmente è l'incisività offensiva che è il punto forse più carente di questa squadra. Ma questo l'avevamo detto anche sì, all'inizio. Ma comunque, Totò? Ma guardi, al di là dei singoli, credo che, come ho già accennato, credo che
A me è piaciuto il fatto che lui abbia un'altra soluzione tattica, ci abbia fatto vedere. Parlava appunto di Canutè davanti alla difesa e quindi di Brugman in posizione questo un po' più avanzata. Questo è un pregio, però, non è un esatto, pregio. No, sì, un pregio sì. Proprio questo, voglio dire. E anche, anche il fatto di avere due punte comunque abbastanza vicine. Voglio dire, ci ha fatto vedere anche sul piano tattico una cosa diversa, cioè un'alternativa al 4-3-3 con il quale lui ha lavorato dall'inizio della stagione, quindi credo che lui sia convinto di questo sistema di gioco, però ha avuto la capacità anche di trovare delle alternative, diciamo un piano B, che adesso al di là bisogna vedere in base, è ovvio, l'allenatore lo fa lui e le scelte le farà di volta in volta, però il fatto che abbia questa possibilità e che lui l'abbia individuata per me è un fatto molto positivo. Credo che comunque che le cose che devono migliorare sono soprattutto la condizione di alcuni giocatori importanti. Parlo Scognamiglio, non l'abbiamo ancora visto, per dire, Macino l'abbiamo appena intravisto, lo stesso Brugman insomma non è al meglio della condizione, quindi credo che questa squadra possa crescere soprattutto sui singoli, sulla capacità di inserirsi. E in più, a mio avviso, ha dimostrato in queste tre partite di avere diverse soluzioni, perché magari la rosa del Pescara ti faceva pensare a una cosa un po' bloccata, cioè una squadra con 5 esterni, 5 difensori centrali, insomma non sembrava molto equilibrata, però lui sta, a mio avviso, trovando delle alternative, delle soluzioni di gioco molto interessanti, per quello credo io, insomma, sono, mi sembra positivo, vedo solo cose positive in questo momento. Insomma. Abbiamo un allenatore non integralista, come d'altronde oggi quasi tutti i tecnici, che riescono a modificare, no? Durante i 90 minuti, a leggere la partita e cambiare anche modulo, disegno tattico. Beh, lui deve farlo perché è l'allenatore, quindi è il tecnico, quindi deve farlo, deve studiare la partita, gli allenamenti, quello che vuoi, le partite, il campionato, in base anche ai giocatori che la società gli ha messo a disposizione, che come io l'altro giorno parlavo un po' così in società e dicevo, è una squadra particolare questa perché ha giocatori molto giovani o giocatori oltre i 30, di giocatori di fascia media, sono diciamo, pochissimi. Ne abbiamo pochissimi, Brugman, Mancuso, cioè, molto giovani o molto esperti, oltre i 30 giovani. Oppure 19-20 anni, quindi di solito ecco, questo è un fatto positivo o no? Per me nel tempo, non per quest'anno, nel tempo deve essere rifondata un po' con 5-6 elementi di 23, 24, 25 anni, perché in genere il massimo della prestazione un calciatore la dà tra i 24, i 27 anni, 28 anni, quindi avere un po' di giocatori in quel segmento, giocatori di qualità, logicamente parliamo di giocatori di qualità, se uno è scarso, se uno è forte, fortissimo, è buono anche a 16 anni, vedo la foto di Verratti, voglio dire, se sei un fenomeno, sei un fenomeno, però le squadre, allora... No, ma quest'anno è positivo, quest'anno perché va bene, i vecchi va possono bene. Aiutare i giovani a crescere. Sì, va bene, ma anche perché i giovani sono bravi e diciamo quelli più anziani stanno bene, cioè, io ho visto la partita di Cristiano Del Grosso l'altro giorno, benissimo, abbiamo visto Campagnaro la settimana prima, vediamo Memusciai, Balzano ha giocato due partite molto bene, poi si è fatto male, però voglio dire abbiamo Cocco uguale, quindi abbiamo tanti giocatori, Memu è un giocatore sui 31 anni, credo intorno, cioè io credo che ci siano le possibilità di far ruotare un po' la rosa, e che il mister lo stia facendo, e col tempo secondo me anche proprio ecco, giocando sabato diceva martedì, però questa è una rosa che si presta a diversi sì, moduli, no? A interpretazioni particolari tattiche, ma anche nella prestazione del singolo, anche se mantieni il sistema di gioco non è detto che poi sia sempre uguale, perché il giocatore può dare più o meno di quello che è capace a fare in una gara, quindi la prestazione del singolo va capita nel contesto generale, per cui se tu hai un modulo deve essere interpretato bene, più viene interpretato bene dai singoli,
che sanno quello che devono fare come modulo, e più la squadra gioca bene, è normale. Quindi, come diceva Antonio prima, ci sono dei giocatori che devono ancora arrivare, per fortuna, alla condizione, perché giocatori da rendimento di un anno non possono essere logicamente, certo, specialmente quelli con una stazza fisica diversa, oppure in determinati ruoli. Centrocampista in genere ci mette un po' di tempo a entrare in forma, perché poi il centrocampista deve tenere la condizione perché avrà sicuramente titolare. Sentito dire che questa squadra può giocare di più con il 4-4-2, perché con il 4-3-3 gli esterni ancora non entrano, ma perché sono giovani. Sì, però col 4-4-2 tu vai a eliminare 5 giocatori, appunto, di centrocampo che probabilmente farebbero i titolari in tutte le altre squadre. E la stessa cosa se opti per un 4-3-1-2, devi eliminare 3 o 4 esterni che probabilmente nelle altre squadre farebbero. Quindi non è semplicissimo. È stato studiato questo, non è che sono stati presi gli esterni. Sono arrivati giocatori che possono essere adatti al gioco di Pillone e anche a preparare un eventuale piano B durante la partita. Io credo che l'unico problema che abbiamo, è il più grave, è che possiamo avere delle difficoltà contro le squadre che non giocano. Noi abbiamo difficoltà se abbiamo contro una squadra che fa poco gioco e mette la palla lunga dentro l'area nostra, che dovrebbe essere più facile. E invece a noi, tra la fine dell'anno scorso e quest'anno, abbiamo avuto qualche difficoltà quando la squadra avversaria, o perché deve recuperare il risultato, o perché gioca proprio in quel modo lì, si chiude molto dietro e mette sempre ste palle lunghe sulle punte, abbiamo avuto qualche difficoltà, e lì dobbiamo migliorare, perché probabilmente la difesa in questo caso deve imparare a salire di più. Il mister vuole una difesa più alta. Anche domenica abbiamo fatto 3 o 4 fuorigiochi in un momento particolare della gara, e credo che sia solo quello il problema. Quando giochi contro squadre che giocano a calcio, che provano a giocare, noi giochiamo bene. Insomma, fuori casa avete più possibilità di esprimere la vostra vocazione. Sì, no? Perché noi abbiamo giocatori di passo e di cambio marcia forti, penso a Capone, a De Nucci, Del Sole, Marras, lo stesso Brugman è uno che se deve strappare col campo davanti, Memushai uguale, cioè abbiamo lo stesso Monachello, Mancuso è un giocatore forse più d'aria in questo tipo di giocata, ma abbiamo giocatori che se hanno campo davanti, oltre agli esterni difensivi che sono bravi a scendere, ma questi qui sono giocatori che se hanno 30-40 metri davanti. Andiamo a sentire Pillon su queste varianti tattiche nella dichiarazione rilasciata a Brescia, e poi parla anche dei prossimi due turni, soprattutto quello con il Foggia. Un breve estratto dell'intervista di Brescia. Con Monachello e Mancuso in campo insieme a due punte, il Pescara ha fatto vedere, a meno a nostro avviso, le cose migliori, ha soprattutto costruito tanto in quei minuti finali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa per Pillon? No, vuol dire che possiamo svariare nel sistema di gioco, ma al di là dei modi del sistema è l'atteggiamento che conta. Per me non è un problema di modo, è l'atteggiamento che tu metti in campo. Ora c'è questa doppia sfida casalinga con Foggia e Crotone, l'occasione per rivedere soprattutto col Foggia, e questa è una sicurezza, il pubblico delle grandi occasioni all'Adriatico. No, io me lo auguro, io spero che questa squadra possa portare tanta gente allo stadio, noi ce la mettiamo tutta per riportare la gente con noi e per dare a loro un bel gioco piacevole. È chiaro che abbiamo bisogno dell'aiuto del nostro pubblico, questo è poco ma sicuro. A prescindere dal modulo, dunque, conta l'atteggiamento, Paolo, Totò e Francesco. Paolo? Sicuramente sì, atteggiamento che è stato positivo. Perché? Perché la squadra, quando subisce il gol, non si disunisce, anzi ritrova la forza per poter replicare e giocare anche meglio, tutto sommato. Questo una volta non succedeva, l'anno scorso soprattutto con Zeman mi sembra che bastava prendere un gol che
cominciavano ad alterarsi in senso negativo, veniva rimontato tutti il Pescara, diversi... No, poi nella fase finale, quando è arrivato Pillone, ci sono state alcune circostanze invece in cui c'è stata una adeguata reazione. Questo è un altro segnale di quella famosa compattezza che dicevamo prima, cioè la squadra di fronte alle sopravvenute difficoltà non si disunisce, ma anzi si ricompatta e riesce poi a raggiungere l'obiettivo di pareggiare. Totò e Francesco, squadra comunque organizzata, dimostra di avere un'anima, un'identità in campo, no? Sì, sì, ma questo l'abbiamo detto già l'anno scorso, insomma, a fine campionato, perché il lavoro che ha fatto Pilloni. Io credo appunto che, insomma, l'atteggiamento... Lei sei d'accordo con Pilloni quando dice prescindere dai moduli, conta. Ma io secondo me direi che l'atteggiamento fa il paio anche col modo come viene interpretato il modulo, nel senso che, insomma, il giocatore deve pure credere in quello che fa e viceversa, insomma, quindi non è una cosa... che uno all'uno prescinde dall'altro, insomma, deve trovare secondo me l'assetto migliore, ma ripeto, ma può cambiare di partita in partita o nella stessa partita, come siamo abituati a vedere in questo inizio di stagione, come abbiamo visto anche nel finale della stagione scorsa. Io ricordo quella sostituzione, che so, dopo 20 minuti del difensore che era ammonito. Quelle sono cose che, voglio dire, difficilmente lo fa innovare, sì. Difficilmente lo fanno, l'allenatore lo fa, insomma, lui ha questo coraggio, questa capacità. A me mi convince soprattutto per questa capacità di trovare il modo per far tirare fuori l'atteggiamento giusto alla squadra. Non so se ho spiegato quello che penso. E prendere il meglio un po' da esatto, sì. Francesco, altronde l'esperienza, no? L'esperienza è determinante, ecco perché riprendo quello che diceva Giorgio, avere 3, 4, 5 giocatori con grande esperienza intorno ai 30 e anche più è importante. L'atteggiamento viene da, secondo me, da mille cose. L'atteggiamento viene dalla convinzione, come diceva Totò, in quello che fai. L'atteggiamento viene dalla predisposizione a giocare in determinato modo, e io sono sempre più convinto che un conto è attuare un modulo a 20 minuti dalla fine, è un conto è partire con quel modulo dei 20 minuti dall'inizio. Mi spiego, se questa squadra è stata intanto sono 3 mesi che lavora sul 4-3-3, quindi un conto e credo che siano stati presi giocatori adatti per questo modulo, e questo è un segno, è un segnale forte di chiarezza che tutti hanno ricepito, ed è un altro dei motivi per i quali c'è tranquillità, c'è fiducia e non ci sono veleni, come per usare un termine che tu tante volte negli ultimi anni hai detto, quando Pescara la città dei veleni per determinate cose. In questo momento non ci sono, proprio perché c'è stata chiarezza nella costruzione della squadra, e parti con il 4-3-3 e poi magari in corso d'opera, qui chiedo il parere di Giorgio, a 20 minuti dalla fine, perché devi recuperare, si possono portare tutte le modifiche di questo mondo, ma la determinazione, la convinzione parte anche sapendo che il lavoro che hai fatto durante la settimana porta a qualcosa di positivo anche nella partita. Giorgio? No, è quello che pensa Pilon. D'accordo. Quello che hai detto tu è quello che pensa Pilon. Allora, io con Pilon non ci ho parlato, quindi. Però è quello che pensa Pilon. Sta a posto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo in studio e gli amici colleghi faranno delle domandine a Repetto, qualche curiosità, se volete. Pubblicità. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto.
Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici? E vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menu personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:44 minuti, allora andiamo da Andrea Costantini in regia. Sono cambiati i risultati, Andrea? In Serie A sì, perché la SPAL a inizio ripresa è passata in vantaggio sull'Atalanta, gol dell'ex, la rete di Petagna è la sua prima rete in campionato con la maglia della SPAL proprio contro l'Atalanta. C'è da dire che nel primo tempo la SPAL era stata in trincea sul forcing della squadra orobica. Invece in Serie B sempre 0-0 tra Livorno e Crotone quando siamo a 3 minuti dal 45esimo. A te. Possiamo rivedere questa classifica perché con il campionato spezzatino, molti non sanno nemmeno gli ultimi risultati. Chi parteciperà al campionato? Vabbè, meglio che non affrontiamo questo argomento, perché è vero che bisogna aspettare il 9 ottobre per la decisione finale. No? Cioè? La notizia la sa, non la sapete, se Frattini... Un attimo, andiamo sul repetto. Si è tirato fuori e ha detto che la decisione non è più, andiamo sul ripeto, non Kevin. Sarà più l'8 o il 9, ma sarà data in settimana dal Consiglio di Garanzia, a cui lui non parteciperà essendosi già espresso a favore delle 22 squadre, ma siccome c'è stata la sentenza del TAR favorevole alla Pro Vercelli e alla Ternana, sì. Il rischio è che mettano dentro 3 squadre, secondo me oggi è pesante. Quindi lo farebbero prima di sabato. Del 9 ottobre. Prima di sabato. Prima di sabato. E prima di sabato viene data la decisione.
per Provercelli Ternana e per le altre squadre che si sono Provercelli Ternana, tranne Lentella, che aveva scelto un iter diverso, che si era appoggiato sul fatto del Cesena e che quindi stasera credo stia giocando la partita in Serie C, le altre stanno aspettando, quindi hanno anche, vedi che in C non hanno giocato Novara, Catania, Siena e via dicendo. E questa Ternana, accelerazione secondo... L'accelerazione sta voluta da Frattini e perché dice che in settimana verrà presa la decisione finale e le società che erano interessate hanno dato disponibilità che venga discussa già ora, non aspettando l'8 e il 9. C'è un termine tecnico, loro hanno rinunciato a una cosa che io adesso non mi ricordo come si chiama il termine tecnico, quindi praticamente hanno accettato che sia questa settimana la decisione definitiva. E chiaramente se dovesse... Frattini non c'è, se Frattini, o fanno 3-1, no, era 3-1 se non ci fosse stato... Certo. Però siccome il TAR, credo, sicuramente è un organismo legislativo superiore al Consiglio di Garanzia del CONI, credo che sia difficile che loro possano andare contro una decisione del TAR e a questo punto non so come faranno dopo, perché ci saranno, se dovessero ripescare tre squadre, poi avrai neanche 8 mesi per fare 42 partite, insomma, quindi... Si giocherà. Quanti turni infrasettimanali ci saranno? Tantissime, non ti fermerai più per le nazionali, non ti fermerai dopo Natale. Quindi può succedere di tutto entro questa settimana? Secondo me sì. Anche Frattini, quella frase che ha detto, io non partecipo perché mi sono già espresso a favore delle 22 squadre. Mi sembra un buon viatico. Vediamo allora questa classifica parziale, no? Parziale delle e anche prime... il calendario, perché dopo dovranno, dovremo modularlo da capo. Calendario di B e di C. Di C. Si potrà fare da capo o si potrà modificare? Non lo so, è difficile capire cosa faranno. Insomma, Cittadella a punteggio pieno, da non sottovalutare perché così come... È la squadra che giocava meglio l'anno scorso nel campionato, a mio parere era la squadra più forte come gioco. Carpi che evidenzia un po' le sue lacune, però già si intravede, non so, un eventuale fuga del Verona, squadra blasonata. E che però ha giocato contro il Carpi. Sì, che in questo momento non ha giocato. Però anche se due gol sul rigore, insomma, in Serie B Pazzini fa ancora la differenza. Magari adesso. Va bene. Poi... Allora, Totò De Leonardis. Intanto volevo dire, secondo me il segnale forte l'ultima giornata l'ha dato il Palermo andando a vincere a Foggia. Tra l'altro ho letto le cronache in maniera molto importante perché Palermo, quindi si ricandida il Palermo. Ha un organico di grandissimo spessore tra i Koski, De Storoschi, cioè diversi giocatori di livello. Per cui, insomma, in questo momento credo che il Palermo sia uno delle... Enrico, raddoppio della spalla ancora con Petagna, 2-0. Penso che siano 3 gol, Andrea, di Petagna, vero? Sì, 3 gol Petagna. Credo che ne avesse fatto uno l'altra parte, non sono sicuro. No? Controlliamo, ma aveva segnato adesso Antenucci. controlliamo subito nella partita. Toto, cosa ti senti di chiedere a Giorgio Repetto? No, intanto no, volevo fare un accenno, un po' di whisky diceva, per la prima cosa no, tornando a quello che accennava Francesco sul modulo eccetera, io credo che, voglio dire, cioè, secondo me sarebbe una riduzione se quella di considerare questo, diciamo, piano B soltanto per la partita in corso. Io, siccome credo che sia, stimo parecchio Pillone, una decisione che ha preso lui stesso, quella di cambiare la squadra, credo che non sia questo integralista, che lui parte in quel modo e poi se serve cambia modulo. Credo che a mio avviso prenderà in considerazione anche altre soluzioni in base al momento della squadra, che non è che può ignorare una cosa positiva che lui stesso ha varato, cioè non è che ce lo siamo inventato noi, per questo era solo secondo me, ma aspetto che potrebbe anche cambiarlo su questo aspetto. Io non è che devo pensare, cioè io credo che lui in questo momento continui sul 4-3-3 per adesso, sono convinto, lui è convinto del modulo ed è convinto anche di aver fatto un lavoro che se no lo può disperdere, perché 5 mesi di lavoro su questo è chiaramente... Però non tralascia ovviamente l'ipotesi... Se è vero che stiamo dicendo tutti
che il Pescara fino adesso ha convinto, bene, sì. Ha giocato bene in questo modulo, ossia, infatti andrà avanti con questo, però non tralascia altre idee, cioè, no? Siccome ha giocato anche a volte anche meglio con un modulo diverso, ripeto, lo ha fatto lui, voglio dire, quindi io credo che comunque prenderà in considerazione il fatto di vedere. Ma lo prenderà, sì, voglio dire. Io spero, è chiaro che lui, spero di no, perché lui, vuol dire che avremo perso, quindi io penso. No, io spero no, che... io lo dice, prenderà non come per la partita in corso, cioè come soluzione può essere un'alternativa a quella che lui, sulla quale lui sta lavorando dall'inizio, voglio dire, insomma. Questo io invece Toto, subito una qualche curiosità che ti vuoi togliere con Repetto 2 come dirigente? Repetto 2 non lo so, cioè io la prima esperienza a me è sembrato che fosse molto dentro l'organizzazione e il progetto. Questa volta, almeno così a naso, mi sembra che non sia proprio dentro, cioè è un ruolo diverso da quello che avevi l'altra molto volta diverso, cioè molto. Questo ti volevo dire. È un ruolo molto diverso, c'è creato apposta, credo, perché prima non c'era questo ruolo, cioè praticamente io 3 anni fa facevo questo e facevo anche la squadra. Sì, perché pure 3 anni fa tu avevi il ruolo di direttore tecnico, voglio dire. No, direttore sportivo. Tecnicamente era la stessa cosa, io ero direttore dell'area tecnica, esatto. Come adesso sul contratto, diciamo, esatto. Direttore sportivo, direttore dell'area tecnica. Appunto, era uguale, stesso, era uguale. Però sono cambiate le mansioni, sono cambiate, quindi io ho il compito di seguire un po' gli allenamenti, l'allenatore, stare a contatto più con i giocatori, cosa che facevo anche prima. Però poi non sono interessato nella scelta dello scouting, nel seguire i giocatori, insomma sono cose che sono state, per cui è stato delegato magari Leone e un gruppo di persone che lavora, penso, con lui, che se ne saranno più di uno sicuramente, degli osservatori. E all'inizio ho avuto un po' di freno a mano su questa cosa, perché non la comprendevo bene, poi invece nel tempo devo dire che mi va bene. Quindi, insomma, è dentro il progetto. Sì, sono nel progetto senza essere quello che ha progettato il progetto. A proposito di domande, quindi ci stai dicendo, se ho capito, spero di aver capito male, che tutti gli acquisti fatti quest'estate sono stati fatti dalla società, non mi dire che non ti hanno chiesto un parere prima di concludere un acquisto. Allora, io non voglio rientrare, perché io ho partecipato a una riunione una volta con quando si doveva parlare di Scognamiglio e Memusciai. Poi il resto sono stato a conoscenza che sarebbero stati presi questi giocatori, ma su cui io, anche perché certi non li conoscevo onestamente, non ho dato alcun parere, non mi è stato chiesto e non ho dato alcun parere, quindi voglio dire, ho imparato. Vabbè, un lavoro di equipe, diciamo, così ho imparato a conoscere i giocatori. Cioè, prima era in questo caso, sì. Quando tu scegli i giocatori, quando poi ne vai a parlare con l'allenatore, tu sai di che cosa stai parlando. Cioè, se io vado a proporre un giocatore all'allenatore, gli dico: guarda che Rocchi è così, 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 perché è un giocatore, insomma, certo. e gli spiego come, perché l'ho preso, perché l'ho scelto. Quando invece quest'anno io sto imparando a conoscere i giocatori, molti non li conoscevo bene, avevo visto magari qualche volta giocare, ma non li conoscevo profondamente, quindi li sto imparando a conoscere durante gli allenamenti. Chi l'ha sorpresa di più di questi? No, io sinceramente non è sorpreso, no, perché devo dire che tecnicamente ci sono dei giocatori molto 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 bravi, perché da Antonucci a Vabbè Capone l'avevo visto l'anno scorso, però non lo conoscevo, lo stesso Del Sole che già conoscevo, Canutè benissimo, Macin l'avevo visto l'anno scorso, Gravione, Melegoni?
Melegoni non lo conoscevo, devo dire che è stata una sorpresa eccezionale, molto 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 positiva, ma devo dirti che tecnicamente e come prospettiva sono stati scelti dei giocatori che sono bravi, sono veramente bravi, hanno tutti quanti a vedere l'allenamento, hanno prospettiva. Lo stesso Palazzi, che era stato infortunato l'anno scorso, quando l'ho visto all'inizio, poi ha avuto un piccolo problema muscolare, ma ha giocato molto bene. È chiaro che deve recuperare un anno perso, e quindi recuperare non è mai semplicissimo, ma c'è un livello medio di tecnica e di capacità di soffrire. Ecco, per esempio Antonucci, faccio un caso perché ho visto che ne hanno parlato tanti giocatori, mi è piaciuto tecnicamente, ma la cosa che mi ha sorpreso tanto è lo spirito di sacrificio che ha. Cioè è un giocatore che si applica tantissimo, soprattutto riferito all'età, difensiva, giovane, eh? Sì, soprattutto perché è molto giovane. E anche il fatto che sia romano, che tu lo sai che i romani normalmente, noi ne abbiamo avuto un altro così, che era Politano, che era un ragazzo che aveva una grandissima voglia di emergere. Infatti, devo dire che però Capone, qualità tecniche eccezionali, Melegon, ma cioè onestamente ho trovato un sacco di giocatori, anche quelli presi l'anno scorso, lo stesso Mancuso, insomma, è stato preso prima. Poi io l'unica cosa che, di cui mi posso vantare, di non essere uno che, se non ho preso io il giocatore, non è da me, i giocatori basta che siano buoni per il Pescara, sono arci felice, e che spero che tutti quanti facciano una carriera eccezionale. Ecco, corrisponde a verità il fatto che molti giovani devono scendere in campo per le presenze assicurate ai grossi club? O no? Ma sinceramente no. Allora, le presenze, intanto c'è un minutaggio che viene concesso dalla federazione, dalla Lega, quello che è in base ai minuti che giocano determinati giocatori. Calcola che gli stranieri per adesso non fanno minutaggio, quindi Gravion ha giocato tutte le partite, ma non ha preso un euro. E Macini, quando ha giocato anche non prende niente, Canutè non prende nulla. Quindi io, se vado a vedere domenica, c'è Antonucci che ha giocato, penso un'ottantina di minuti, adesso non so esatti, e Perrotta non fa più parte perché dal 95 in avanti. Melegoni sì, perché aveva giocato, però non c'è questo vincolo, ma non c'è, ma sono quelle cose che vengono fuori, cioè è normale. Allora, noi abbiamo vinto un campionato 3 anni fa dove non ci davano i soldi, però giocava Caprari, parlando di un campionato che era il 2015-16, Caprari aveva 23 anni, Zampano 23 anni, Torreira 18, Mandragora 17. Quindi è chiaro che erano bravi e giocavano. Questi, se sono bravi, giocano. Se vanno bene l'allenamento, la domenica l'allenatore li fa giocare. Se va meglio Campagnaro, che ha 38 anni, gioca Campagnaro, che ha 38 anni, gioca Balzano, che ne ha 31, 32. L'ha dimostrato Pillon. E non c'è nessuna pressione perché avvenga il contrario. Meglio chiarirle. A proposito di Campagnaro, scusami, come sta? Francesco, una alla volta. Paolo, per qualche curiosità dopo. No, volevo chiedere, direttore tecnico, direttore sportivo, direttore generale, sono tre ruoli differenziati. Secondo lei, per l'esperienza che ha avuto, in certi tipi di società c'è un rischio di sovrapposizione? E poi un'altra domanda. Sì, per quanto riguarda proprio la figura di Repetto nell'ambito della società, il Pescara o di un'altra società, si sente più portato per un lavoro da attuare verso l'interno o per un lavoro invece da attuare verso l'esterno, nel senso rapporti con altre società, scelte esterne? Allora, rapporti con altre società, rapporti con i procuratori, non posso dire quello che penso, nel senso che mi uscirebbe, non me ne frega niente, comunque insomma la sostanza è questa. Vabbè, però adesso ci mette curiosità, in maniera elegante cosa vuol dire? No, voglio dire che non mi interessa, non sono portato alle pubbliche relazioni con le altre società, con gli altri direttori sportivi, con i procuratori. Io faccio la mia vita, se vedo un giocatore che mi piace, allora a oggi non lo faccio, però se vedevo un giocatore che mi piaceva vado a vedere chi è, poi ti dicono chi è il procuratore, ci parli, ma io devo scegliere il giocatore, non devo prendere e sposarmi col procuratore o con un direttore sportivo. Tanto la frase è sempre quella. A gamba, tanta roba, insomma, si dicono tutte, attacca la profondità, insomma, sempre le stesse cazzate, senti, non è quello. Io il lavoro per cui
in un'età diversa probabilmente, questo credo che abbiano fatto anche questo conto. Io ho fatto per 18 anni l'osservatore per il Chievo e quindi mi sono abituato a cercare giocatori, quindi che ne so, andavo a vedere le A, i giocatori degli esterni da 4-4-2, quindi gli esterni per Del Neri erano giocatori che dovevano avere determinate caratteristiche, centrocampisti, punte, cioè ognuno, che ne so, veniva con Corradi che veniva a fare la guerra con il metodista avversario, allora andai a vedere a Mauri, per dire, insomma, parlando di giocatori più conosciuti, altri negli anni, col Pescara gli ho fatto prendere inglese, il presidente mi ringrazia ancora oggi, ci ha fatto 12 milioni, l'ha pagato 129 mila euro, cioè voglio dire, sono quelle... Senza vincoli. Era un tipo di lavoro che mi piaceva molto, devo dire che era quello che mi dava più soddisfazione, andare a cercare i giocatori. Oggi ho un ruolo diverso, i giocatori, anche giustamente per una questione anche di età, li stanno cercando e mi sembra che finora abbiano dimostrato di saperli cercare quelli che sono addetti a fare questo tipo di attività per il Pescara. Il giorno che mi diranno vai a vedere ancora tu qualche cosa, se me lo chiedono ci vado, se non mi chiedono non ma se posso dare un piccolo, piccolo particolare, si sta parlando di quello che gli piace, di quello che ha fatto all'inizio di questi 18 anni Repetto era anche collaboratore del Messaggero, faceva la rubrica per noi e lui veniva a scrivere sulla, allora c'erano le telescriventi, si faceva la sua relazione. Come si chiamava la rubrica? La rubrica non mi ricordo, non mi ricordo. Era, allora. Era però era la presentazione delle partite della domenica, quindi era la C e la B insieme, sì. Mi ricordo. Però voglio dire, lui le sue relazioni, io tra l'altro le leggevo in anteprima, perché lui le scriveva lì, per cui so che il lavoro che lui non solo ha saputo fare e sa fare, è quello che voleva fare, insomma, quindi non a caso ha avuto questo rapporto col Chievo per 18 anni, con questo legame con Sartori che è stato un po'... Insomma, però oggi stare sul campo è meglio sul campo che dietro la scrivania, no? Dietro la scrivania non sono capace a fare niente, no, quindi voglio dire, quando mi diceva, giustamente lui, il direttore Otoro, mi diceva, direttore, già io ho avuto una qualifica di direttore generale senza esserlo, cioè era, serviva forse qualcuno, ma io sul contratto avevo direttore sportivo e direttore dell'area tecnica, però... Ci possono essere nelle società queste sovrapposizioni che possono dar fastidio, no? Ed è quello per cui all'inizio ero un po' così titolato. Poi ho voluto proprio calarmi in questa parte per non interferire nel lavoro degli altri, perché è giusto se uno deve rispetto dei ruoli. Ci vuole un rispetto dei ruoli, quindi io è giusto che faccia come meglio posso quello che, per cui sono stato chiamato e che altri facciano il lavoro per cui sono stati chiamati dalla società. E io, è importante. Poi è chiaro che nulla precluda il fatto che ci si possa incontrare, si possa discutere, si possa, se ti chiedono un parere lo dai, se non te lo chiedono cerchi di non essere invadente. Io per natura cerco di non essere invadente, ma non mi piace quando mi rompono, quando entrano nel mio campo. Lei ha riportato Pavone a Pescara, poi però ha preso il posto di Pavone l'anno scorso a Pescara. Io? Beh, Pavone lavorava già per la Cavese l'anno scorso, mentre lavorava qua, quindi non ho preso il posto di nessuno. E no, devo dire che è stata la più grossa delusione, perché come persona l'ho portato e quando poi... Ex compagni di squadra, sì, due volte sia a Cava che a Pescara. Pescare a Cava. Lui mi fece una telefonata, io insomma perorai la sua casa, c'era sempre questa storia di che poteva portare Zeman, quindi in quel momento... E poi non ce l'ha fatta perché Zeman andò a Cagliari, credo, in Serie A. Però fece un contratto di 3 anni. La cosa che mi è dispiaciuta tanto è che quando si è interrotto il mio rapporto col Pescara, diciamo anche bruscamente, sì. In tutto l'anno dopo, un anno e mezzo in cui lui è stato bene, io non ho ricevuto una telefonata da lui. Cioè, voglio dire, un caffè potevamo vederlo. Oppure mi inviti e non ci vengo. Io devo dire che è stata... a livello umano una delusione forte, perché credo che quando ti comporti bene con una persona, quantomeno tu dovresti ricevere, non dico la gratitudine, ma almeno una telefonata, che in un anno e mezzo... Mi ha mandato un messaggio quando sono andato a Teramo
a cui non ho risposto, logicamente. Ah, solo quando è andato a Teramo? Sì, sono felice per te, gli volete bene. Francesco? No, gli stavo per chiedere... Prima di sapere, mi sembra di Campagnaro... prima di tutto, come sta Campagnaro? Ma no, lui ha quel problemino lì, che è questa cicatrice vecchia che ogni tanto gli si infiamma, sennò... Ecco. Stanno sta bene, il fisico di Campagnaro a quell'età lo vorrebbero avere tutti quanti, lui sta benissimo. Era una partita decisiva, avrebbe anche giocato. Sì, no, lui avrebbe, ma ha giocato anche partite, sì. Però diciamo che in questo momento ha fatto bene, nel caso di rischiarlo, e ci sono ragazzi che possono sostituirlo. Lui si cura tantissimo, è una persona esemplare, credo che sia un esempio eccezionale per quelli che hanno la fortuna di giocarci insieme, ma non solo per come gioca, ma anche per come si comporta. Inglese, Melchiorri e tanti altri. Punte principalmente. Bravo. La Padula. La Padula. Appunto. Ma infatti ho detto tanti altri. Qual è l'acquisto che ti dà oggi, che ti ha dato più... che ti inorgoglisce? Guarda, che posso dire una cosa, una matita. Il fatto di aver fatto prendere Torreira quando l'avevano bocciato. Torreira il lunedì sarebbe partito, il giorno dopo, adesso era Natale, quel periodo là, l'aveva portato Druda, era stato bocciato, stava, il giorno dopo sarebbe ripartito per l'Uruguay. Druda mi disse: perché non mi fai un favore, vai a Vasto a vedere un torneino che c'era là, una finale. Io, mentre cazzeggiavo per pescare così, era giocare alle 6, era la vigilia di Natale o due giorni prima di Natale, ho detto: ma sai che mo vado a Vasto. Sono andato a Vasto, sono andato a vedere la partita e non è che sono un fenomeno, sono uno normalissimo. Come i numeri dicono, però, altro, però appunto. Però dopo 8 minuti chiamai Sebastiani e dissi: guarda che giocava a trequartista allora. Dice: lo prenderesti Tevez gratis? E lui dice: frega. E l'ha fermato. Quindi... non lo far partire che domani va via. L'anno dopo è arrivato Oddo, l'ha impostato in un ruolo diverso, però oggi... anche nell'Arsenal, domenica, è entrato dal primo minuto del secondo tempo, erano 0-0, è cambiata la partita. E più che gli attaccanti, quindi Lucas Torreira. E questo è l'acquisto. No, quella è stata una cosa, certo. È stata una cosa estemporanea. Più di Verratti? Ma no, ma Verratti, guarda, Verratti, solo i coglioni che stanno nel pallone potevano non vederlo. Io l'ho portato a provare, sono stato anche preso in giro perché magari l'ho portato a provare a 5-6 squadre, ma mi sembrava impossibile che uno così forte venisse bocciato perché era piccolino. E sapeva fare tutto col pallone, una cosa, poi era serissimo, aveva voglia di giocare, però che era bravo a giocare a calcio, per me... Era una cosa evidente anche per uno che il calcio non l'avesse visto 2 o 3 volte in vita sua. Bene, un allora. Un talento pazzesco. So. Ci fermiamo un attimo, torniamo all'attualità. Andrea Costantini, nessuna novità dai posticipi? Nessuna novità, si gioca da 5 minuti a Livorno, sempre 0-0 tra Livorno e Crotone. Mancano 12 minuti al 90esimo a Ferrara, sempre 2-0 per la SPAL sull'Atalanta. Senti, Andrea, prima di andare in pubblicità, ci fai vedere il gol, purtroppo, certo, della sconfitta del Teramo sul campo del Sud Tirol? Certo. Possono partire le immagini, a metà ripresa la partita si è risolta, minuto 66, in maniera molto banale, c'è questo disimpegno di Simone Vitale, vedete un po' impacciato, retropassaggio per Altobelli che, messo in difficoltà, rinvia addosso ad un avversario e praticamente il rimpallo libera al tiro il bomber del Sud Tirol, che è un abruzzese, Rocco Costantino, che sicuramente è anche conosciuto dal direttore Repetto, e Costantino è molto freddo, con il diagonale batte l'estremo difensore del portiere del Teramo Lewandowski. Qui rivediamo, tutto parte dall'incertezza di Vitale che mette in difficoltà Altobelli, il quale rinvia addosso a un avversario e Costantino poi ne approfitta e segna quello che sarà il gol partita. Francesco, Enrico, volo, come commenti? Sempre elegante Andrea nel dire l'incertezza o leggerezza, quello è un errore madornale, perché tra l'altro è un giocatore che era entrato da un quarto d'ora 20 minuti, c'ha 32 anni. Potrebbe essere l'ultima sua occasione, è un giocatore esperto, sono 2 mesi che si allena, non una fessiera del genere, non, ossia, siccome ho visto che in tanti si sono inalberati per il rigore sbagliato ieri da Coccola, l'altro giorno da Coccola, io dico che
questi errori qui dovrebbero, anzi non dovrebbero, fanno inalberare molto, ma molto di più, perché la partita si è decisa lì. Poi Altobelli ha dato il pallone in affanno, Altobelli che poteva fare, ha rinviato, poi gli dici, si mette anche la sfortuna che prende quello, l'avversario lì, e il rimpallo lo favorisce. Sì, ma l'errore di Vitali, Vitali è imperdonabile, imperdonabile. Molti tifosi biancazzurri ricordano per la sua esperienza pluriennale proprio in maglia biancazzurra. Peraltro in campo c'erano anche Ventola e Proietti, che nel corso dell'estate sono stati girati in prestito entrambi dal Pescara al Teramo. Per Ventola è un'ulteriore stagione in maglia teramana, perché già lo scorso anno era in biancorosso proprio con Giorgio Repetto. A te. Bene, ore 22, 11 minuti, pubblicità e poi ultimo quarto d'ora di trasmissione, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 22:15 minuti. Allora, ripeto, intanto in questa settimana il Presidente è concentrato anche sul trofeo Matteotti che ci sarà domenica. Parlate anche di ciclismo? Perché corre anche lui, no? Sì. No. No, non lo so, no, di ciclismo non ne parlo, però vedo il suo cognato costantemente in giro, stanno lavorando. Io non sono esperto, mi piace il ciclismo, vederlo. E quindi penso che per Pescara sia una... anche perché la selezione premondiale. Vediamo lo spot di presentazione della manifestazione che si terrà domenica. 23 settembre 2018, la classica abruzzese. 71esimo trofeo Matteotti. Classica abruzzese, domenica 23 settembre 2018, 71esimo trofeo Matteotti. Domenica Totò seguirà e domani intanto c'è la presentazione all'Aurum, manifestazione di prestigio per la città di Pescara. Ma certo, una manifestazione storica direi, io ho avuto modo di dirlo proprio qui, ho partecipato a Velo con Rabottini, io ho visto il primo trofeo Matteotti nel 55, avevo 10 anni, quindi insomma... E poi l'ho seguito il giornale, cioè, sì, il trofeo Matteotti continua a crescere, ma io sono fermato. No, è un appuntamento importante, soprattutto questo rilancio, perché ha avuto questo momento difficile, l'amministrazione è saltata un anno, appunto anche con l'ingresso, proprio l'ingresso di Daniele Sebastiani, sta nascendo questa nuova fase. Sicuramente la data, il periodo non è eccezionale, difatti insomma non ci sono grandi squadre, voglio dire. Io sentivo appunto in questa trasmissione in cui ero ospite, c'era anche Danilo Di Luca che diceva che il Matteotti dovrebbe essere disputato l'ideale a primavera, cioè a Tirreno Adriatico, subito dopo. Diventa una gara molto importante, può darsi che l'anno prossimo, nel futuro. Bene. Però in questo momento l'importante era ripartire e credo che sia benemerita l'azione che è stata fatta. Domani, ripeto, ci sarà la conferenza stampa all'Aurum con il Presidente, con il CT della Federazione, con il Direttore Stefano Giuliani. In bocca al lupo all'organizzazione. Allora, in quest'ultimo quarto d'ora, ripeto, possiamo inquadrare il Pescara nel contesto di questo campionato di Serie B? Cioè, avete un'idea di dove può arrivare questa squadra, un obiettivo, oppure si lavora settimanalmente cercando progressi e cercando di... Ho letto dichiarazioni, diciamo, quasi generali di... Per la prima volta non si è parlato di playoff. Sì, ho letto, ma io credo che stasera abbiamo parlato di squadra che convince, che gioca, che prova a giocare, che recupera, prima o poi succederà che non recuperi, prima o poi succederà che invece va in vantaggio. E insomma, io, se la squadra gioca così e mantiene così, credo che tu debba avere un traguardo che non è per forza stratosferico, però insomma io... Sono abituato a lavorare molto con i numeri nella mia testa, siccome io quando cammino conto i passi, quando faccio gli scalini conto gli scalini, cioè so se quando vado in macchina vedo che velocità faccio, però con la testa, senza usare... Dai numeri, insomma. Ho sempre dato i numeri. Quello che so tu conti pure i gol che può fare l'attaccante, sì. È molto importante. Sì. Ecco. Io credo che una squadra come la nostra, che adesso ha fatto... 1,3 qualcosa gol, ecco, a partita e calcolando che con 1,5 gol a partita tu col campionato che c'è adesso dovresti fare 54 gol per avere una posizione da playoff, discreta da playoff. Se fai i punti, io sono sempre, per esempio a Oddo gli chiedevo 9 punti ogni 6 partite perché con 63 quasi sempre si andava ai playoff come settima, ottava. Poi lui ha sforato, è andato molto più avanti. A Pillon cosa ha chiesto? Io non ho chiesto niente, però io penso che se ha un po' di fortuna, le prime 6 partite potrebbe fare 10 punti. 10 punti in 6 partite vuol dire 60 punti a fine anno. Se non sei terzo, può essere quarto massimo. Insomma, cioè quindi
le prospettive vengono così, poi è chiaro che... Quindi è ancora presto per... Sì, perché tu per arrivare lì, certo, devi avere un attacco che faccia almeno 40-45 gol e non devi prendere più di un gol a partita come vedi. Poi è chiaro, non ci devono essere i 6-0 né da una parte né dall'altra. Però normalmente una squadra, finora ci siamo perché abbiamo subito poco, poi è chiaro che ci 4 sono... 4 gol fatti e 3 subiti. Ci sono anche delle forme particolari, abbiamo sbagliato il rigore, però hanno sbagliato il rigore anche contro di noi Livorno, che poi ha perso però con noi. E abbiamo subito la possibilità del pareggio del Livorno negli ultimi 2 minuti e invece noi siamo riusciti a raddrizzarle negli ultimi minuti. Quindi sai, poi il campionato ti metterà di fronte a delle situazioni particolari. Io credo che la squadra possa fare bene, che però è una squadra che deve stare super concentrata per 95. Veloci domande finali, Francesco. Questa è l'analisi interna. L'analisi esterna, ossia a oggi, si può già ipotizzare quelle che sono le squadre, per come si sono attrezzate, per i giocatori presi, per l'allenatore che magari in quella piazza può fare bene, in un'altra no, sia per tutte quelle che sono le valutazioni tecniche, quali sono secondo te le... Secondo me le squadre che si sono mosse bene, sicuramente il Verona, sicuramente la Cremonese, molto bene, per me la Cremonese ha fatto un mercato importante con un patron che ha problemi di soldi, non ne ha, Arvedi. E il Palermo, come diceva lui, ce l'aveva già prima, se non sono capaci a sgretolarsi da soli, insomma. Poi sono le solite squadre, quelle che stanno lì. Cittadella per me l'anno scorso era la squadra che giocava meglio di tutte quante in Serie B, quindi non so se Paolo si ripete. Ah, io voglio dire, d'accordo sul fatto che è tutto incoraggiante in questa fase per quanto riguarda il Pescara. I punti di miglioramento più almeno evidenti in queste prime partite, d'accordo sul fatto che forse l'attacco dovrebbe avere maggiore incisività? Come diceva lei, dobbiamo essere un po' più presenti, però domenica per esempio c'è stato un cambio di rotta, abbiamo tirato in porta 21 volte, abbiamo fatto 14 tiri nello specchio della porta, 7 fuori, abbiamo tenuto il primo tempo 53% di possesso palla, finita con 49,5%, quindi il miglioramento già c'è stato in questa partita, perché le altre due avevamo tirato molto di meno, sia Cremona sia in casa con Livorno. Domenica siamo arrivati alla conclusione molto, perché 21 gol, 21 tiri sono tanti, cioè non sono pochi, anche se hanno contato anche quelli che magari sono andati a 20 metri. Però 21 tiri magari con una percentuale maggiore. Però 14 tiri nello specchio della porta. Perciò, ma qualche gol in più. Beh, probabilmente. Vabbè, sì, però già ci siamo arrivati. Tanto incominciare a arrivare, sì, quello sì, a tirare. Cioè, lei dice il trend è positivo. Il trend è positivo. Poi lo sai che il gol è una cosa particolare. Cioè, da un momento all'altro l'attaccante, quando si sblocca, può magari ne fa 10-15. No? È successo sempre così. Totò? No, ma mi sorprende che tra le possibili protagoniste non hai messo il Verona. Che, insomma, ho detto il Verona. No, l'ha detto. L'ha detto il Verona. Ma io il Verona non lo direi perché c'è il mio genere. Esatto, mi rompete sempre, posso dire, i coglioni questa storia. No. Lasciatela, io non la voglio nominare. Fermala. Ho detto che ha fatto un buon mercato. È una squadra attrezzata come le altre. Ah, no, è attrezzata, però voglio dire, non è che gli altri siano molto più scarsi, voglio dire. Esatto. Cioè, gioca al Mici, Crescenzi l'avevamo noi, cioè non è che gioca di Alma Santos e Roberto Carlos, per dire, insomma, sono squadre, giocatori normali in una buona squadra, come lo possono essere anche le altre. Contratto di 3 anni per Giorgio Repetto, per? Come per? Cioè, per realizzare cosa? No, io in questi 3 anni spero che si possa lavorare bene, che possa avere qualche soddisfazione la gente, io mi ritengo un tifoso che ha la fortuna di lavorare dentro il Pescara, quindi non è che... No, dico per creare una squadra competitiva che sì, può io penso creare che, anche allora, un patrimonio di squadra. Il lavoro che ha fatto in questo periodo, perché sai, poi molti ci hanno scherzato, ma questo tentativo di investire sulle strutture, sul Pescara, è perché se riesci un'altra volta a salire, si spera che ci sia delle fondamenta più forti che ti possano permettere di rimanere, perché salire e scendere dispiace a tutti quanti, poi
tranne credo un anno Galeone e non so se c'è, basta. 87-88, sì. Basta, siamo sempre saliti e scesi. Credo che si stia cercando di strutturare internamente la società per poter essere più solidi possibile, e tecnicamente dobbiamo cercare in questi 3 anni, 4 anni, quelli che saranno, di creare una squadra che poi arrivata in Serie A non debba essere smembrata ma solo rinforzata. Quindi in pratica ricalcare un po' il cliché di quanto è stato fatto qualche anno fa, no? Con quella squadra che poi è andata in ago nodo. Sì, poi la forza è riuscire poi in quella squadra a mettere, non smembrarla, ma mettere quei 3-4 giocatori. Lo potrai fare, più economicamente sarà forte la società, perché se sei costretto a cedere i migliori, è chiaro che, ma finora il Pescara, insomma, io le sento le chiavi, però quando io nel 13-14 sono entrato, Pescara aveva 24 milioni di debito, 27 addirittura se non mi ricordo, negli anni è andata a zero, però poi ha dovuto sempre cedere i giocatori. Spero che ci sia la possibilità che diventi forte economicamente e strutturalmente la società e che possa raggiungere poi il traguardo della Serie A con delle fondamenta che le permettono di rimanere. Foggia e Crotone in casa, Paolo, due partite difficili. Foggia ha perso ieri sera con il Palermo, il Crotone viene considerata un'ottima squadra. Beh, sono due esami importanti, uno dietro l'altro. Pescara dovrebbe cercare di sfruttare il fattore campo e, ottenendo risultati positivi, avremmo rinforzato ancora il nostro senso di positività che gira attorno a questa squadra. Io penso che con il Foggia non dovrebbero esserci particolari problemi nel cercare. Col Crotone bisognerà vedere, però sono comunque due gare interne. Con questa compattezza, con questa umiltà di base, secondo me è possibile che i risultati possano... Tutto, intanto si temeva un po' questa sosta di campionato, per fortuna non ci sono stati contraccolpi negativi perché la squadra ha continuato nel suo trend. Ora due gare all'Adriatico, che possono dirci? Ma intanto io direi di prenderne una alla volta, perché cioè, fare questi programmini sulle due partite... La cosa bella è che ci si arriva in un clima, nel clima giusto, con la squadra che finora, voglio dire, ha convinto sempre del carattere, anche del gioco, per cui è un momento importante, direi. Però la gara con il Foggia, già questo è difficile, senza abbinarla al Crotone, scusa Paolo, perché è un'altra di quelle squadre che possono diventare protagoniste. Tra l'altro, non so, l'ultima partita mancava Galano, mancava diversi giocatori, insomma è una squadra. Poi Grassadoni è un tecnico che stima anche Repetto più gli altri di me. Sì? Io onestamente ho sentito sempre parlare bene di lui, non lo... Non io. Allora forse sto facendo confusione. Girava il suo nome per il Pescara. No, non per portare a Pescara, come valutazione dell'allenatore, che era positivo. No, io, Vabbè, di sicuro. Ma non perché ce l'abbia con lui. No. Lo conosco poco, quando ho visto il Vercelli, la Pro Vercelli qua a Pescara, l'anno scorso, una delle partite che ho visto l'andata, e non è che mi avesse entusiasmato. Allora faccio confusione. Diceva appunto comunque il Foggia è l'avversario, tra l'altro l'avversario storico del Pescara, che insomma, rivalità quindi... eccezionale, anche sentita dal pubblico pescarese. Sicuramente ho fatto il più bel gol della mia carriera contro il Foggia, col Pescara. Quale sì, partita? 2-1 per noi. Poi l'altro due l'hai fatto Francesco senza basta. Ma lo intanto pensiamo al Foggia, poi penseremo al Crotone. Vincere con il Foggia e poi vedere che succede con il Crotone sarebbe... È nell'auspicio di tutti. Andrea, stiamo per salutarci, ci dai gli aggiornamenti? Beh, è finita a Ferrara, la SPAL ha vinto 2-0 sull'Atalanta, doppietta dell'ex di Petagna, quindi la SPAL sale a quota 9 punti. Quanti gol ha fatto questo Petagna, si è saputo? Poi. Due. Sì. Antonio, ma te ne vai di tre. Ha segnato Kurtic la prima giornata e Antonucci la seconda, poi Torino Spal 1-0 e oggi Spal Atalanta 2-0. Invece in Serie B?
In Serie B siamo al 72esimo, sempre 0-0, gara piuttosto equilibrata, neanche tanto bella quella dell'Ardenza tra Livorno e Crotone. A te. Insomma, l'Atalanta, sì. No, dico, c'è l'Atalanta. Potrebbe come essere finita si vede, la fama. Ripeto col Papillon. Male, perché credo di non averlo mai messo in vita. Ah, come non l'ho messo? Io volevo fare la domanda. Oddio, direi che fino alla testa sto bene. È la testa che non va tanto bene. Io infatti la mia domanda era fuori calcio. Che foto è quella che ti trae con il Papillon? È un fotomontaggio venuto anche bene, solo che la faccia ci voleva... la faccia di facciamolo vedere Maurizio di uno okay. con vent'anni di meno no è proprio carino, anche la taglia della camicia era giusta, quindi la taglia è giusta. Io sono convinto che non te lo ricordi, ma hai portato quel Papillon. Giorgio Repetto, grazie per essere stato qui con noi. Grazie, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a Totò De Leonardi, Paolo Tore, Francesco Di Francesco. Ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie a Andrea Costantini, a Maurizio Daguia, alla GT Fotovideo. E ovviamente l'appuntamento è dopo la partita con il Foggia alla vigilia di Pescara Crotone. Grazie per averci scelto.